Buonasera cari amici e ben ritrovati nelle vostre case. Ci accompagna ogni sera una breve riflessione durante questo mese di maggio ed è bello ancora ricordare che siamo nella settimana proprio in cui ci stiamo preparando a ricevere il dono più grande per la Chiesa, quello di Pentecoste, e siamo riuniti insieme con Maria. E siamo in questa chiesa delle piccole figlie di San Giuseppe, una chiesa dal volto pasquale. E allora ieri abbiamo sentito come il candelabro delle sette braccia ci indicava quali sono le opere di Dio che vengono elencate da Maria nel cantico del Magnificat. Ecco allora la prima opera che Maria canta è la potenza, ha dato prova della sua potenza. Letteralmente ha spiegato la potenza del suo braccio. Ma che cosa significa? Qual è questa potenza di Dio? Certamente Dio ha manifestato la sua potenza in quell'avvenimento per gli ebrei che è la Pasqua ebraica, quando ha aperto, attraverso Mosè, ha aperto il Mar Rosso e gli ebrei sono usciti da quella terra e poi gli egiziani sono stati travolti nel mare. Ecco, quello era la Pasqua ebraica. Gli ebrei ogni anno celebravano questo ricordo. Ma poi c'è la Pasqua cristiana. Ecco, Gesù che passa dalla morte alla vita, quindi la risurrezione è il centro di tutta la nostra fede. Ebbene, ecco questi avvenimenti in cui Dio manifesta la sua potenza, ma dobbiamo capire di che si tratta. E allora, ecco, è di un Dio sorprendente che ci parla Maria, di un Dio che ha operato segni e prodigi, il cui braccio è potente, forte la sua mano, ha dato prova della sua potenza ed alta è la sua destra. Cresciuta secondo la fede del popolo ebraico, Maria aveva imparato a conoscere e a fare memoria degli eventi della liberazione dei figli di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E ogni anno, con la famiglia, celebrava la Pasqua per rendere grazie al Signore che con il suo braccio aveva abbattuto la potenza del faraone egiziano. Ora cantare a colui che ha spiegato la potenza del suo braccio per Maria voleva dire annunciare la vittoria definitiva di Dio. Come dire, colui che ci ha salvato una volta con la sua destra, ora ci salva per sempre. Quello che ha fatto nell'Esodo, ora lo porta a compimento in Gesù, che il mio grembo ha accolto come figlio, Messia e Signore. La potenza di Dio è diversa dalla potenza degli uomini, che è invece molto spesso prepotenza, che domina, schiaccia, impone e decide per tutti, senza rispetto per nessuno, e finisce per alimentare la cultura mafiosa della sopraffazione del debole e dell'oltraggio indiscriminato della giustizia. Come dire, c'è la potenza di Dio e c'è la potenza del faraone, che si combattono in noi. Siamo un po' come quel campo di cui parla Gesù, dove sono mischiati i semi di vita e i semi di morte, cioè il grano e la zizzania. È bella quella parabola del grano che è seminato nel campo e poi della zizzania che il nemico è andato a seminare. Ecco, il mondo è un po' questo insieme di grano e di zizzania. A noi l'impegno di lasciarci convertire dalla potenza di Dio, che si rivela in pienezza nello scandalo della croce, facendolo attraversare scelte precise, prima tra tutte quella di collocare l'albero della croce al centro del giardino, dove Dio ci ha posti, guardando ad essa con speranza e con entusiasmo, e poi avere il coraggio di non salire sul carro dei potenti di turno. Allora ci chiediamo se davvero ognuno di noi si sente il grano buono o purtroppo siamo anche noi a volte
seminatori di zizzania, come Erode nella sua prepotenza che vuole schiacciare il Messia che è nato e invece la gioia dei re magi che cercano, che lasciano i loro paesi e cercano in tutti i modi per poter arrivare a offrire i loro doni al Messia che è nato. Che il Signore ci aiuti e che la Vergine Maria ci doni davvero di essere grano buono per la seminagione del mondo. Buonasera, arrivederci a domani.